Si sente parlare molto oggi di sostenibilità che, volendo così riassumere il concetto di sostenibilità, potremmo dire è un uso sapiente delle risorse, va bene, fatto in modo tale da lasciare alle generazioni future le stesse opportunità di cui godiamo adesso, le stesse possibilità di utilizzo delle risorse stesse. E in quest'ambito l'edilizia, l'architettura gioca un ruolo fondamentale. Sappiamo che c'è una direttiva europea, la cosiddetta direttiva europea 2020, che ci impone di entro breve tempo di portarci a realizzare edifici che siano energeticamente autosufficienti, cosiddetti edifici a energia zero. E l'edificio di cui ci occupiamo è proprio teso a approfondire in particolare questo aspetto. È parso molto interessante affrontare assieme agli architetti attraverso Vighi questo esperimento, diciamo, per realizzare questo edificio esemplare dal punto di vista appunto della sostenibilità. L'obiettivo di questo progetto è stato quello di sperimentarci nel campo dell'energia zero. L'edificio riassume esperienze fatte in precedenza dal nostro studio relative a edifici prefabbricati. Tutte le aziende che hanno partecipato alla costruzione di questo edificio si trovano in un raggio di 70 km da questo sito. Sono state tutte selezionate per le loro capacità produttive e anche per precedenti ricerche e collaborazioni con l'Università di Padova nei sistemi impiantistici per il raggiungimento dell'energia zero. Il sole è la fonte di energia primaria del TVZEB ed è elemento per l'alimentazione elettrica attraverso il sistema fotovoltaico, ma è anche l'elemento che ha guidato il disegno dell'edificio. È sostanzialmente un imbuto solare fatto per convogliare al massimo il sole all'interno e riscaldare l'edificio per effetto serra nei mesi invernali. La stessa forma con il portico frontale invece scherma l'edificio nei mesi estivi, escludendo completamente la componente solare diretta. Le pareti dell'edificio sono rivestite in alluminio, ragionato per far riflettere la luce che entra dalla vetrata sud dell'edificio nelle zone più buie dell'edificio verso nord. La parete dell'edificio è costituita da un pannello strutturale di XLAM di 6 cm che controventa la struttura di travi lamellari, una barriera a vapore, 20 cm di lana isolante in poliestere, una camera ventilante con un telo di Gore-Tex e poi la parete ventilata in acciaio Corten. Una cosa interessante è l'isolante utilizzato, che deriva al 97% da materiale riciclato da bottiglie di plastica. Per isolare questo edificio sono state utilizzate 40.000 bottiglie, che sono pari al consumo idrico di una famiglia di 4 persone per 10 anni. L'edificio si inserisce nel terreno e si appoggia ed è costruito da parti che poi vengono assemblate. Questo è un modo di progettare, di costruire, un po' che noi abbiamo imparato nei nostri studi anglosassoni e comporta per noi uno sforzo maggiore nella progettazione, ma poi una velocità incredibile in cantiere. Al fianco di questo edificio principale c'è un edificio minore, che è quello su cui sono stati montati i pannelli fotovoltaici, ed è per scelta un edificio diverso, all'esterno, tutto tamponato in legno. L'impianto meccanico è stato pensato e nasce rispettando delle linee guida che vogliono ricalcare i punti ispiratori della progettazione dell'intero edificio. La soluzione impiantistica adottata prevede l'installazione di una pompa di calore a recupero totale che sfrutta l'energia nobile proveniente dal sole attraverso i pannelli fotovoltaici e la trasforma in energia termica. Allo scopo di raggiungere elevati livelli di comfort in un edificio così ben coibentato e sigillato, si è optato per un ricambio meccanico dell'aria che prevede l'utilizzo di un recuperatore a flussi incrociati ad altissima efficienza.
Per quanto riguarda il progetto, la realizzazione dello studio di Via Traverso, sono stati utilizzati dei materiali volutamente lasciati al grezzo in modo tale che nell'arco del tempo l'ossidazione possa renderli omogenei a tutto il resto della struttura. Il cuore termico dell'impianto di TVZEB è formato da una pompa di calore condensata ad aria di clima veneta, ovvero una macchina in grado di produrre energia termica, energia frigorifera ed energia per acqua calda sanitaria. Si tratta di una macchina completamente ad invertero. Il fotovoltaico SunPower ha una tecnologia brevettata unica al mondo che riesce ad avere delle performance produttive e di efficienza notevolmente superiori al sistema tradizionale. La struttura in legno TVZEB è una struttura in legno realizzata dalle legnami Pesavento di San Vito di Liguzzano. È stato usato il legno di larice, sia lamellare che massiccio.